Silvia Toffanin si è commossa durante l'intervista a Gabriele Cirilli, quando il comico si è messo a piangere per un lutto molto recente. Verissimo, Gabriele Cirilli in lacrime. Ospite di Silvia Toffanin. Verissimo, Gabriele Cirilli ha iniziato la sua intervista come un vero comico. Poi però l'atmosfera è cambiata. La conduttrice le ha mostrato una foto di mamma Augusta, e, nonostante Gabriele abbia iniziato a scherzare paragonandola alla Befana, ben presto il comico è scoppiato a piangere. Ha raccontato che la mamma è scomparsa solamente 10 giorni fa, e che non ha potuto piangere come avrebbe voluto per la donna che ha sempre creduto in lui, e che l'ha fatto diventare un comico di successo. Quando è successo, al funerale, dovevo essere un sostegno per gli altri, e non ho avuto lo spazio per me, per piangere. Davanti a questo anche Silvia Toffanin ha iniziato a piangere. L'intervista si è interrotta per qualche istante perché Gabriele Cirilli era con la testa tra le mani, mentre Silvia Toffanin si è asciugata le lacrime. Gabriele Cirilli: devo ringraziare mia mamma e mia moglie. Dopo essersi scusato per essere scoppiato così all'improvviso, Cirilli è riuscito a continuare la sua intervista. Si è detto molto grato alla mamma per avere un carattere estroverso come il suo che gli permette di fare un lavoro molto bello, quello di far ridere le persone. E poi ha rivolto parole molto belle alla moglie, con la quale è insieme dall'adolescenza, che lo accompagna dovunque e lo sostiene sempre. Gabriele Cirilli: il nuovo spettacolo a teatro mi piace. Il comico romano ha presentato al pubblico il suo spettacolo teatrale, Mi piace, che porterà in tutta Italia. Per lui è un'espressione importante, che diciamo almeno una 20ina di volte al giorno senza rendercene conto. Sul palco Cirilli partirà dal mi piace dei social, da foto e video personali per creare dei monologhi e dei balletti.